Io avevo mio padre, no? No, mi spiace. Brava Marina, dai, ti fai io con il giudizio, un paio di nuovo sondaggio. Ma non finisce dei fenomeni, ne sono ancora più mangiando. Già la faccio io, sì. Oggi ti ho fatto un momento. Guarda qua che merda, come cazzo si fa? Vabbè, sì, sono contento. Direi che ti dà tempo. Allora, 3. Alto? No, tu. No, non nella distanza, dico che sia 49 metri, no, dico nei 24 paglioni, il numero dei 50 metri. Questa è no. Sì.
se va avanti così la progressione, chiudo a 100 in meno di ieri. Entro mira. Non so. No, noi è metà, no. Ah, c'era il passaggio qua. Contento. Sì. Lo puoi dire di nuovo così lo registro? Paura di dimenticarlo. No, dimmi, va bene 664? Vedi. Delle cagate, padre. Mostruose. Di solito faccio. E Franchina? Anche lui fa delle fare delle belle cagate. L'ultima qua è 50, la prima ho preso il segnale così la freccia, la seconda un 1 e la terza un 2, figo, 3 punti e una volée. Quattro Ian, tre alto, Marina. Ieri cosa avevo fatto qua? Ieri aveva 15 metri. Sono riuscito a fare no, 4. No, la media di tutte. Ah, no. Ieri sono riuscito a fare 15 metri. Componente parametro. Un po' più. Un po' più legato. Allora. Allora cominciamo la premiazione, saremo brevissimi, però seguiamo appunto un protocollo. Il presidente della nostra società, Orietta Zorzetic, vi darà il benvenuto, il ringraziamento a tutti. Cedo la parola a Orietta. Il benvenuto ve l'ho già dato, quindi vi ringrazio per la partecipazione. Non sto a chiedervi se la gara vi è piaciuta, se siete contenti, perché ho sentito i commenti durante le due giornate. Vi ringrazio tantissimo, vi ringrazio per le foto che avete
pubblicato ieri sera su Facebook, per i commenti, per tutto, per noi che ci abbiamo lavorato è stata la soddisfazione più grande. Vedere che a fine gara, al di là del punteggio, al di là della classifica, hanno tutti la faccia sorridente e siete tutti contenti. Quindi grazie a tutti voi per la fiducia che ci avete dimostrato ancora una volta. Noi cercheremo anche per il futuro di essere all'altezza di queste aspettative. Tra le altre cose, la premiazione che adesso farà Ugo, vedrete che non ci siamo attenuti al regolamento Fitarco, ma come da tradizione siamo andati un pochino oltre. Un'altra cosa che mi sono dimenticata di dire prima, c'è stato il buffet. I dolci, come da tradizione, sono stati preparati tutti dalle nostre signore, dalle mamme dei nostri ragazzini. Quindi i dolci che avete mangiato sono comunque sempre quelli preparati dalle famiglie della nostra. Vorrei ringraziare anche i gestori dell'albergo che vi ha e ci ha ospitati. Ci hanno messo a disposizione la segreteria, ci hanno messo a disposizione il prato, ci hanno agevolato in tutti i modi. E grazie anche per il prezzo che siamo riusciti ad ottenere, insomma, perché di questi tempi non guasta. Una cosa bellissima è stata anche, che non succede spesso, avere gli arcieri di tutte le compagnie praticamente radunati nello stesso albergo. Quindi questa è stata una festa che è partita venerdì sera ed è andata avanti fino a oggi. È stato qualcosa di più di una semplice gara. Vorrei ringraziamenti particolari a chi ha passato le serate a disegnare e a progettare tracciati, a tutti i nostri uomini e donne che, come sapete, questo non è il nostro campo, per cui noi non abbiamo potuto fare i lavori un pochino alla volta come sempre, ma abbiamo dovuto l'ultimo giorno praticamente, per non occupare queste aree pubbliche, montare il campo, mettere i picchetti, fare tutto di corsa, ma mi sembra che tutto sia andato bene, che tutto abbia funzionato. Un grazie anche ai nostri ragazzini che sono stati simpatici, sono stati in supporto e che hanno voluto provare il percorso, non so se ve ne siete accorti, ma fuori gara oggi in una piazzola vuota, di quelle che ieri erano vuota, c'erano loro che si sono fatti la stessa gara. Grazie in modo particolare al comune di San Nicolà, abbiamo il sindaco che li rappresenta, abbiamo sicuramente portato molto al comune, però anche il comune ha dato molto a noi, ci ha messo a disposizione praticamente un paese intero, si sono occupati di farci passare. Ciao Sara! Al profilo peggiore! Vabbè, dai! Taggio le dita! Va bene? Non faccio fotografia!